Claudio Collova è il direttore artistico dell'Orestiade, le rappresentazioni sono arrivate al 35 anno di attività, quest'anno particolare successo, tutte le serate hanno fatto registrare al Baglio di Stefano il tutto esaurito. Abbiamo con noi Claudio Collova, direttore artistico, che poi è l'ideatore delle rappresentazioni. Stasera ci sarà una coreografia perché è un programma che naturalmente include anche la danza. Sera ci sarà uno spettacolo di Enzo Cosimi, coreografo riconosciuto e molto importante in Italia. E lo spettacolo si chiama Sopra di me il diluvio con Paola Lattanzi in scena, anche lei è una, una danzatrice molto importante a cui tengo molto. Mentre ieri c'è stato un altro spettacolo di danza, quindi diciamo è una finestra che si è aperta sulla danza contemporanea. Poi riprenderemo la settimana prossima col teatro. Eh, ci saranno ospiti Frosini timpano. Che sono stati anche l'anno scorso presenti con noi. E poi Simone Sprameli verranno con due spettacoli: uno, uno spettacolo delle origini. E poi un altro spettacolo invece che è il loro ultimo lavoro. Quindi sarà interessante vedere. La rapp rappresentazione sono. Iniziate il 16 luglio, si concluderanno il 6, il 6, agosto. Il 6 agosto. Ebbene, c'è un filo conduttore che lega tutte le rappresentazioni? Sì, secondo me c'è perché abbiamo lavorato molto sulla presenza di maestri, maestri riconosciuti sia nell'arte teatrale che in quella coreografica. Sono generazioni che hanno, possono essere definite come i fondatori di, di, di un certo teatro e autoriale. E, con dei percorsi molto uh, importanti e quindi abbiamo avuto Enzo Moscato che è un maestro, abbiamo avuto Toni Servillo che è un altro maestro, abbiamo avuto Roberto Latini, che sebbene appartenga a una generazione più giovane è venuto qui con due spettacoli molto importanti, ha avuto anche una prima nazionale con l'Amleto e poi verranno anche Simone Sprameri e in questo cartellone c'è anche il dialogo tra, queste giovani, tra giovani generazioni e maestri, invece fondatori di una certa idea di, di lavoro di teatro.